Salve a tutti, siamo alla seconda parte della lezione 6, che tratta i due accordi più importanti e i loro rivolti. Gli accordi sono quelli del primo e del quinto grado. Siamo a pagina 14 del manuale. Ora possiamo realizzare qualche esercizio usando i due accordi. Suoniamo l'esempio e poi proviamo a improvvisare sugli esercizi 13 e 14. L'esempio è il seguente. L'esercizio numero 13 è in Fa maggiore. L'esercizio numero 14 è ancora in Do maggiore. In questo esercizio la mano suona sempre le note dell'accordo, però in altre posizioni. La scrittura degli accordi e dei loro rivolti si può semplificare scrivendo la nota più bassa e sovrapponendo dei numeri arabi che indicano le note che saranno sovrapposte. Se scriviamo Do con un 5 o un 3-5 sopra o sotto, significa che si tratta dell'accordo in prima posizione, cioè Do Mi Sol. Se scriviamo Mi con 3-6 sopra, significa primo rivolto, cioè Mi, Sol, Do. Se scriviamo Sol con 4-6, significa secondo rivolto, cioè Sol, Do, Mi. In sostanza, 3 e 5 sono le note a distanza di terza e quinta dal basso. Do, Mi, Sol. 3 e 6 sono le note a distanza di terza e di sesta dal basso. Mi, Sol, 4-6 sono le note a distanza di quarta e sesta del basso, Sol, Do, Mi. La posizione delle due note superiori può variare, ma restando sempre sopra la nota del basso. Se ho il Do con scritto 3-5, posso suonarlo così o così, ed è sempre la stessa cosa. Il Mi con 3-6 può essere suonato così, oppure così. Il Sol con 4-6 può essere suonato così, oppure così. Ora costruiremo gli accordi fondamentali e i rivolti con il basso cifrato, prima con la sola mano sinistra in posizione stretta, poi a due mani in posizione lata. Questo è il Sol 3-5 in posizione stretta, Si con 3-6 in posizione stretta, Re con 4-6 in posizione stretta, in tonalità di Fa maggiore, Fa in posizione stretta, La primo rivolto 3-6 e Do 4-6. Ora li facciamo in posizione lata. Cioè Sol suono il basso con 3-5 e le altre note con la mano destra. Così oppure così. Si con 3-6 significa Si, Re, Sol, ma il Re e il Sol li suonerò con la mano destra. Così oppure così. Re con 4-6 significa Re, Sol, Si. Il Sol e Si li suonerò con la destra. Così oppure così. È sempre lo stesso accordo. Fa
Fa in 3-5 significa Fa, La, Do, ma il La e Do li suonano con la destra. Oppure così. La con 3-6 significa La, Do, Fa. Così o così. O così. Do con 4-6 significa Do, Fa, La. Ma il Fa e La li suonano con la destra. Così oppure così. Grazie per avermi seguito. E abbiamo finito la lezione numero 6, che tratta dei due accordi più importanti, l'accordo formato sul primo grado e sul quinto grado. Alla prossima lezione.